Allora, salve a tutti ed eccoci alla nuova puntata, la numero 32 di Dammi Notizie sul Salvamento. Sarà una puntata interessante perché abbiamo appena varcato uno degli appuntamenti principi della stagione, almeno quella nazionale, i campionati italiani assoluti di salvamento e decisivi per le convocazioni in nazionale. E oggi ne parliamo appunto con la squadra essenziale di Dammi, Mauro Romanenghi e Ciao a tutti dalla mia camerina, sempre isolato. Fabrizio Fogliani. Bentrovati. Ok, iniziamo la nostra puntata con le considerazioni su questo assoluto. Mauro, a te la parola. Oh, grazie Andrea. Beh, intanto possiamo dire che al momento in cui stiamo registrando, che oggi è il 27 di aprile, le convocazioni non sono ancora uscite, però manca molto poco perché c'era solo da decidere qualche piccolo dettaglio. Mentre, come i nostri ascoltatori già sicuramente sapranno, avendo letto l'articolo della redazione, ci sono state moltissime buone prestazioni, forse uno degli assoluti migliori degli ultimi anni. Tre record mondiali, un record europeo, diversi record italiani e anche alcune prestazioni discrete a livello giovanile. Ben tre infatti record giovanili, se consideriamo il record di staffetta della Sergio De Gregorio e i due record esordienti A. Naturalmente non dobbiamo dimenticarci i record giovanili internazionali, gli Youth, come si pronuncia correttamente, se no poi i miei amici inglesi mi sgridano. Che sono appunto il record mondiale dei 100 manichino con pinne e di Lucrezia Fabretti e i 200 ostacoli, il record europeo di Serena Liquis. Queste le prestazioni più eclatanti che avete potuto sicuramente seguire guardando i video su YouTube e leggendo gli articoli. Come sono andate le gare? Sicuramente molto bene, il livello è stato altissimo. Non so. A me particolarmente diciamo che ha colpito il livello delle pinne. Io mi sono lamentato negli ultimi anni del livello delle pinne italiane, non tanto per le punte, ci sono stati sempre diversi record mondiali o spesso delle ottime prestazioni, quanto per la profondità del movimento. Cioè, magari avevamo la punta che faceva, non so, 52, 53, 54 a pinne, ma non avevamo una serie di persone dietro che la seguissero. Ecco, le pinne femminili mi hanno colpito per appunto la capacità di tutto l'arco della stagione di mostrare una serie di risultati di ottimo livello. E da ultimo è arrivato questo risultato finale di Federica Volpini qui agli assoluti, con il record italiano di 52,6 fatto al mattino, che alla fine ha solo un secondo dal record mondiale, quindi il livello italiano delle pinne è salzato tantissimo. Abbiamo anche però due persone sotto i 54 e diverse persone che oramai stabilmente fanno 54-55. Questo vale anche Non per il credo però che il merito Corteo. sia solo nostro, vero? Il merito di Nel Corteo senso che quanto, noi dici Fabrizio? non è merito nostro però se le pinne sono migliorate. E purtroppo no, non è solo merito nostro, anche se Corsia 4 porta bene. Infatti Laura Pranzo ha vinto i 100 Torpedo, o meglio, è arrivata prima delle italiane perché il record mondiale purtroppo c'è stato, ma gliel'hanno tolto, l'ha stabilito Justin Vaders con 57,35, con una gara veramente ottima, ma Laura comunque ha confermato il suo valore con questo 58,5 che l'ha confermata prima delle italiane, quindi diciamo che essendo il Torpedo anche una gara, diciamo, con alcune varie variabili non indifferenti, l'aggancio, la partenza, il ritorno, il manichino che si può girare, tutto è andato abbastanza per il verso giusto. Però abbiamo anche una Volpini da 59,0 e diverse persone che nell'arco della stagione sono scese sotto il minuto. Quindi direi che le pinne in generale e anche quelle maschili, tralasciando il bellissimo record mondiale di Musso, tra l'altro autore di un aggancio non proprio perfetto, ho rivisto proprio la gara questo pomeriggio in video. Il livello è veramente alto. Tutti i ragazzi dell'Arenante Torino sotto il 52 e le pinne con tre atleti a 45 e un atleta a 46. Ricordiamolo giovanissimo, l'atleta di Stefano Bacchetti. Anzi, forse sì, è lui che ha fatto 46, mi pare il più grande dei fratelli Mattei, se non sbaglio, Andrea. E il più grande dei fratelli Mattei, sì, 46, sì. Quindi, ricordiamo un 98, quindi un livello che si sta veramente alzando. Ecco, sono molto contento, questo mi ha colpito. Le gare a pinne, veramente i risultati secondo me migliori di questi campionati. Ecco, questo posso dirlo. Ah, Andrea, non e so non tu cosa solo ne per quanto pensi. riguarda i giovani, perché dobbiamo segnalare anche un altro record che è un record master.
perché Daniele Battegazzore, avendo più di 35 anni, pare che secondo la normativa ILSE, anche se non è una gara master, puoi mettere un record master. E quindi Daniele Battegazzore ha segnato il nuovo limite mondiale nella gara di Torpedo, quindi volevo segnalare anche questo. Quanto ha fatto il ragazzo? Il ragazzo ha fatto... ha fatto un centesimo in meno del vecchio record, in questo momento non mi ricordo quant'è. Mi colgo in castagna, deve essere intorno ai 57, può essere? Sì, ci può stare, ci può stare. Lo so perché io ero, diciamo, posizionato in tribuna vicino sia allo Swimming Club Alessandria che alla Renaldes Torino, si mettono sempre negli stessi posti le squadre. Si vede che porta bene come venire a corsia 4. E lo sentivo dire che appunto lui faceva sempre intorno ai 57 in questa manifestazione qui a Milano, quindi gli portava bene venire qui. Bene, bene. E te lo dico, 58 e 40 in realtà. Ah, accidenti, quindi allora non gli porta così bene. Però comunque è il nuovo limite mondiale, quindi va bene, insomma. Bene, complimenti, complimenti sicuramente a Daniele, ma complimenti anche a, allora a questo punto al loro atleta Sasha Bartolo, che secondo me è, se le pinne sono la, diciamo, la gara che mi hanno più impressionato in generale, tutte le gare a pinne, Sasha Bartolo è sicuramente il protagonista di questi campionati, la sorpresa insieme a Jacopo Mucchi, sorpresa relativa, secondo me è più la conferma di questo atleta che secondo me era già pronto l'anno scorso, ma non ha trovato le giornate giuste. Andrea, tu cosa ne pensi? Sì, penso innanzitutto che Daniele Battegazzore ha fatto 57-51, ecco, quindi sono appena andato a rivedere il tutto. E no, per quanto invece ritorniamo a Sasha Bartolo, è stata una grande sorpresa di questi campionati, è entrato a punti nella nazionale sia degli europei che... E per i War Games non è a punti, ma credo che sia comunque una pedina fondamentale anche per quel tipo di nazionale. E si è fatto ben vedere appunto nella gara di ostacoli, nella gara del manichino, mentre al misto, ecco, noi parlavamo prima della gara di pinne dove il livello è anche basso, ma al misto, una gara vedova di Federico Pinotti, abbiamo tre atleti appaiati intorno al lume 1, che sono appunto Sasha Bartolo, che è arrivato secondo, e Sanna, molto con un tempo molto simile, siamo entrambi sull'1-1-6, che è arrivato terzo, e la vittoria è andata a Matteo Ponziani, che è appunto uno adesso dei candidati per questa nazionale. Tu che sì, ne pensi? Sì, Mattia Ponziani è l'anno Mattia scorso Ponziani, autore del primato cadetti, purtroppo non è fuori gioco per i War Games perché il misto, come ben sappiamo, non entra in questa competizione. Però sicuramente anche lui una conferma quest'anno, ha vinto questa gara che forse è stata la gara insieme al trasporto più combattuta, tutti arrivati in pochissimi centesimi, ed è la gara che ha visto anche la consacrazione, secondo me, dei due ragazzi del Noale, che dopo un anno in cui hanno fatto fatica a emergere, sto parlando di Scroccaro e Zennaro, sì. Ragazzi che dopo i successi dell'Euro Junior hanno fatto un anno di gavetta, ma stanno ritornando. Secondo me anche loro, insieme a Ippolito, dovremmo aspettarci nei prossimi anni. Ippolito, che già è stato in nazionale, dovremmo aspettarci che siano loro il futuro, e speriamo che lo siano ovviamente per la nazionale azzurra, come Mattei ovviamente nelle pinne, il ragazzo dell'Interamo, cucina dei un Ippolito che comunque al mattino aveva dato delle buone impressioni, che poi al pomeriggio non ha concretizzato quanto ci si aspettava, probabilmente, come dicevi tu, per una forma non ancora ottimale, ecco, tutto sommato. Questo mi dispiace perché il ragazzo secondo me è pronto, io l'ho visto nel Super Life già un mese, un paio di mesi fa, è venuto a fare i regionali a Milano e ha girato per l'Italia per cercare le gare, quindi per cercare la competizione. Non è facile perché sono pochissime le gare in Italia, e questo è anche uno dei motivi della risposta alla domanda che poi mi farai, Andrea. Io lo so già che me la vuoi fare e io sono pronto a risponderti. Poche gare ci sono in Italia, poche gare ci sono all'estero, già Elena ce l'aveva detto, e purtroppo ecco Martina mi diceva che hanno dovuto girare molto per cercare gare, non è facile misurarsi perché ad esempio in Piemonte per loro è più semplice sia organizzare gare sia confrontarsi con persone di alto livello, il Musso, i Gilardi, Bartolo, anche noi siamo dovuti andare in Piemonte a gareggiare un mese fa, e motivo per cui anche appunto si presentano gli stranieri da noi.
Ebbene sì, Andrea, questa è la domanda che mi volevi fare, giusto? Esattamente, guarda, ce l'avevo proprio lì sulla punta della lingua, ma cosa ne pensiamo di questi stranieri? Allora, io farò un po' il Ponzio Pilato, nel senso che ho il mio pensiero sull'utilità degli stranieri qui, ma me lo tengo per me, per motivi personali. Però ti posso dire, intanto, che è un grande piacere vedere gareggiare degli atleti di così alto livello e vederli gareggiare tanto. Justin Vaders ha fatto tutte le gare possibili che c'erano in questo campionato, e con tutte intendo proprio tutte, se eccettuiamo il line throw che è stato fatto dalle ragazze che ho allenato, per cui gli abbiamo risparmiato questa fatica, se così possiamo chiamarla, ma ha fatto veramente tutte le batterie, tutte le finali e tutte le staffette, senza mai lamentarsi e anche con E alla discreto fine ha ritardo. ripassato anche gli No, anche spogliatoi. perché se lamentava in un'altra lingua, quindi non avremmo potuto capirla. Beh, io la capisco entrambe le lingue che lei parla, quindi, e comunque vi garantisco che non si sono lamentati neanche gli altri ragazzi. Anzi, hanno vestito con orgoglio la tuta della squadra e si sono dati da fare. Perché? Perché in Germania, come già ci ha detto Elena, ma anche negli altri stati, io lo so, anche in Francia, si gareggia pochissimo, è difficilissimo gareggiare perché non esistono competizioni, soprattutto competizioni di questo livello. Cioè, anche se loro sono forti, sono pochissimi tra di loro, e anche Elena lo diceva, sono veramente pochi gli atleti di alto livello con cui potersi misurare. Devono andare in Belgio, in Olanda per gareggiare i tedeschi. Quindi un'occasione così è un'occasione per misurarsi con atleti forti, che sono i nostri azzurri, come hanno ben dimostrato. Quindi gli stranieri non ci devono fare paura, non fanno paura. Il problema della presenza degli stranieri, Andrea, è che c'è questa dicotomia nel salvamento, come ben sai, cioè che è una gara individuale, ma è anche una gara a squadre. Vincere la classifica a squadre per molti è importantissimo, quasi più che la gara individuale, giusto? Sì, e quindi a questo punto lo straniero fa parte della squadra, un po' come lo straniero fa parte della Juve o del Milan o dell'Inter. Quindi Perfettamente, questo. hai capito quello che voglio dire, cioè, Sì, e qui esattamente, io. questo è. Certo, è abbastanza singolare, forse perché non siamo abituati noi, almeno noi di questi sport acquatici. Esatto, e questo non saprei perché, allora, l'altro problema chiaramente è che mentre una competizione a squadre vera, una pallanuoto o anche l'atletica, dove magari si gareggia in molte più persone nelle finali, qui chiaramente l'atleta straniero prende un posto della finale che sarebbe potuto toccare a un atleta italiano, cosa che in realtà ovviamente c'è stata, ma per gli atleti di primissimo piano che puntava alla nazionale, ma questo in realtà poi non è avvenuto. Ciononostante, io una soluzione ce l'avrei anche perché se questo campionato a squadre, diciamo, fosse così importante, rivestisse questa grossa importanza, si potrebbe pensare a un campionato a squadre a parte, quindi dove poi ognuno schiera gli atleti che ritiene più opportuno, 3-4 atleti per gara, come succede ai mondiali, come succede agli europei per club, ma a gusto del campionato italiano assoluto. Come classificarsi a questo campionato che potremmo dire di serie A, di serie B, quello che vogliamo, con quante squadre vogliamo, 8, 16, 12, lo può decidere tranquillamente la federazione, basandosi magari sulla classifica del campionato di categoria precedente, quindi dell'anno prima, le prime 8, 16 società della classifica totale, sommando tutte le categorie, o solo dei senior o dei senior cadet, insomma, che trovino un mezzo, possono partecipare a questo campionato a squadre, che potrebbe essere, ad esempio, la data di quello estivo che verrà effettuato l'11 giugno. Questo è un po' come la Coppa Brema dell'uovo. Questo chiaramente è un mio pensiero per ovviare a quelle che potrebbero essere le critiche, anche magari giustificate, per la presenza degli stranieri in finale e non solo dal punto di vista, diciamo, delle batterie del mattino. Ok, e dopo il Romanenghi pensiero sugli stranieri, andiamo in un campo completamente italiano, la nazionale. Erano tre le nazionali in gioco a questi assoluti, metà per ogni nazionale sono già state fatte. Mi riferisco alle nazionali per gli europei giovanili e per i World Games. In realtà c'è ancora qualcosa in dubbio, perché è vero che metà è già fatta per ogni nazionale, i tre che sono entrati a punti, sia per la maschile che per la femminile, ma c'è un conflitto di interessi, per esempio, tipo quello di Serena Nigris, che adesso dovrebbe gareggiare contemporaneamente agli europei assoluti e agli europei giovanili. E questo forse è il primo punto da risolvere.
in quale nazionale? E allora te lo risolvo subito io. Entrando a punti nella classifica degli europei, Serena Nigris viene automaticamente esclusa dalla nazionale juniores, che infatti vede nella classifica a punti prime la Fabretti, la Locchi e la Cappelletti, che sono state convocate direttamente sul posto, quindi l'esclusione della classifica a punti nella classifica a punti di Serena Nigris per concorrenza. Quindi questo è stato deciso stesso ai campionati assoluti, perché secondo il criterio, in caso di atleti che entrano in entrambe le graduatorie, sta al commissario tecnico scegliere. Quindi vuol dire che è stato già deciso che Serena Nigris farà la nazionale assoluta? Sì, è stato già deciso, infatti è stata chiamata direttamente sul campo gara durante la presentazione delle dei nazionali che sono entrati a punti. Non ti dirò di più, è entrata anche nei giochi mondiali, quindi Serena Nigris compie, diciamo, quel tragitto di quella transizione dalla nazionale giovanile che io già mi auspicavo l'anno scorso e che è avvenuto quest'anno. D'altronde, Andrea, le prestazioni parlano da sole. Non ha fatto solo il salto mortale, ma anche il carpiato. Ok, quindi per quanto invece riguarda gli altri nomi della nazionale europea assoluta, beh, un nome non era, diciamo, era certo già alla vigilia che Silvia Meschiari entrasse a punti, ce l'aspettavamo, infatti è proprio Silvia Meschiari la prima della graduatoria a punteggi, mentre la terza è Samantha Ferrari. Quindi sono queste tre che sono entrate a punteggio per quanto riguarda la nazionale europea femminile. Per quanto riguarda i World Games, sì, sempre per la nazionale femminile, sì. Esatto, la Meschiari è sempre prima in classifica, anzi aumenta, diciamo così, il suo vantaggio grazie al fatto che i punteggi, come sai, dei World Games sono superiori, sì, rispetto a quelli per gli europei, e oltre alla Nigris entra la Volpini, che diciamo approfitta della sua vittoria a pinne del secondo posto a Torpedo, e lì chiaramente gioco forza, togliendo per punteggi del misto, entra con il secondo punteggio e quindi verrà convocata per i World Games. Il discorso dei World Games, Andrea, come sai, è un po' differente. È differente perché abbiamo solo le gare in piscina, ne abbiamo 5, quindi esatto, Non c'è il mare, e abbiamo 3 atleti per gara e non 2. E quindi entrano in gioco nomi diversi, probabilmente. Poi, anche sì, se probabilmente guardando questi campionati assoluti e conoscendo che comunque in genere sulle convocazioni le oceaniche non è che contano più di tanto, non mi stupirei se avessimo la stessa nazionale per entrambe le manifestazioni. Sì, anche se, come sai, il numero di atleti convocabili per i World Games è soltanto 5. Io mi ero fatto una mia personalissima idea, poi non so se la federazione, se la commissione ha la stessa mia idea, che in caso di 5 diversi vincitori, sicuramente tutti e 5 sarebbero stati portati, soprattutto se le prestazioni lo garantivano. E io mi sono fatto questa idea che la scelta tecnica per quanto riguarda i World Games riguarderà quindi la Pranzo per quanto riguarda Torpedo, perché ovviamente non si può non portare la vincitrice di Torpedo, e io credo nell'Alleanza come la trasportatrice che verrà scelta per i World Games. Mentre invece, come scelta tecnica per gli europei, propendo più per la Marzella, che è arrivata seconda nel trasporto, per un trasporto che veramente nel pomeriggio tutto quello che poteva sbagliare ha sbagliato, dal primo 25 alla presa all'uscita, mentre nel misto ha fatto un'ottima gara, da lì io credevo infatti che lei sarebbe riuscita a far bene anche nel trasporto, e quindi credo che per gli europei si andrà verso una scelta della Marzella come sesta scelta tecnica, mentre l'Alleanza sarà quella scelta, diciamo, per il... È anche vero che con queste convocazioni, parlo per i World Games, abbiamo buchi grossi a pinne, perché avremo in tal caso solo la Volpini. Quindi, secondo me, nel discorso World Games la Ferrari ci può entrare, perché sarebbe la terza nel nuoto e nelle gare con le pinne, nelle gare con le pinne. Quindi non è così scontato, secondo me. Sì, è un'altra possibilità. Diciamo che, Andrea, la questione dei World Games è particolare. Mentre negli europei la classifica a punti è molto più importante,
nei Wargames contano le medaglie, quindi conta la più forte che hai perché l'oro vale più di tutto. Cioè, nei Wargames è un'Olimpiade alla fine, quindi si primeggia nel Sì, però c'è sempre medagliere. pure la classifica, almeno c'era fino a 4 anni fa, quindi Sì, credo che la esista ancora, classifica ma è appunto. molto meno importante rispetto a un mondiale o a un europeo. Cioè, il medagliere è quello che conta, ecco, diciamo, nei Wargames. Sì, non è la squadra che ne esce. Esatto, è a tutti gli effetti un'Olimpiade, degli sport non olimpici, quindi non portare il primo classificato secondo me sarebbe un errore. Comunque, staremo a vedere. Per quanto Staremo a riguarda i maschi, lo vedere. stesso ragionamento, chiaramente. Sì, volevo aggiungere un attimo una cosa per quanto riguarda le donne, perché la convocazione della Marcella ci permetterebbe anche di avere qualcuno per la spiaggia, perché avremmo un'accoppiata bandierine pranzo Marcella che sarebbe appunto buono per portare qualche punticino così anche per quanto riguarda i lidi. Passiamo invece agli uomini. Sì, uomini L'abbiamo allora. già preannunciato prima, per quanto riguarda i campionati europei sono entrati appunto, correggimi se sbaglio, Mauro, Girardi, Bartolo e Jacopo Musso. Esatto, ti confermo. Sì. E per i Wargames, sempre stando alle mie graduatorie personali fatte in questi giorni, sempre Girardi e Musso, ma Sanna è il terzo. Esatto, e ti confermo che infatti agli assoluti sono stati già chiamati questi atleti e Ok, confermata la loro perfetto. presenza. Quindi i tuoi Allora, calcoli sono esatti, Andrea. perfetto, mi fa piacere che una laurea mi è servita a saper fare i calcoli. Allora, quello che è curioso è che per quanto riguarda gli europei, potremmo praticamente fare una nazionale guardando i primi due delle gare in piscina, di tutte e 6 le gare in piscina, avremmo praticamente i 6 nomi. Perché praticamente non abbiamo nomi che si ripetono. I primi due delle gare in piscina sono solo quei 6, quindi a quel punto entrerebbero Sanna, Piroddi e Ponziani. E io Non credo so. sì che tu abbia ragione, Andrea, per quanto riguarda gli europei. Anche se mi piacerebbe che venisse considerata anche l'ipotesi di Tullio, perché per il mare siamo praticamente a zero con questa nazionale. Però. Guarda, vedendo le scelte degli ultimi anni, io credo che il Non mare sarà per. fatto, non sa pure io penso che non sarà fatto, penso che i nomi saranno questi tre. Però sarebbe forse qualche L'unica considerazione si potrebbe valutazione farla, da perché è specialista vero che che ci i primi abbiamo. due per ogni gara coprono tutte e 6 le gare, ma è anche vero che ci sono dei doppioni e quindi forse qualcuno potrebbe essere sostituito da un oceanico, però è una sola mia opinione personale. E io penso che sarà così, e purtroppo ancora le oceaniche non hanno spazio nelle convocazioni e per molto tempo lo sarà ancora. Penso pure io che alla fine andrà a finire così. Per quanto invece riguarda i maschi, Girardi, Musso, Sanna, ma credo che anche qui Sascha Bartolo sia fondamentale. Ne abbiamo tre per gara e quindi credo che poi Sascha Bartolo è il primo al manichino, quindi credo che lui sia fondamentale. Azzardo il quinto nome che potrebbe essere Piroddi per avere qualcuno per le pinne. Tu come la vedi, Mauro? E anche qui la questione è sempre quella, il mio metodo di giudizio non cambia. Abbiamo dei vincitori che sono appunto Girardi, Piroddi, Bartolo nel trasporto, Torpedo, Musso, l'unico che si ripete è appunto Federico negli ostacoli e Sanna è già entrato come punteggio e quindi i nomi sono questi. Quindi Piroddi sarà il nome a pinne. Il ragionamento mio non cambia, i vincitori devono andare ai Wargames perché la medaglia d'oro è quella che conta. E quindi io credo che i nomi saranno questi, ma lo vedremo presto. Ok, e allora a questo punto andiamo alla nazionale giovanile. Per quanto riguarda la femminile, io mi ero fatto i conteggi con la Nigris, ma da quanto hai detto Mauro sono entrate a punteggio per le donne Fabretti, Cappelletti e Esatto. Locchi. E credo che a questo punto un nome fondamentale sia la Pasquino, visto che ha. La Pasquino, che è l'atleta della nuotatori canavesani, è il terzo punteggio, ovviamente comprendendo la Nigris, a Superlife, ma soprattutto ha fatto un ottimo 200 ostacoli e un grandissimo torpedo, 1-2-85. Credo che abbia migliorato il suo personale di diversi secondi qui.
sia negli ostacoli sia nel torpedo, sorprendendo tutti, sorprendendo anche me, perché il torpedo del pomeriggio è stato veramente fantastico. L'altra atleta che io personalmente ho trovato veramente molto molto in forma importante è la Andrea Allais, l'atleta di Federico Canuto del Chivasso, un'atleta veramente in crescita, con un trasporto veramente fenomenale. Soprattutto il misto mi ha colpito, un misto che da 1,15-1, quindi diciamo per la sua età è un 99, e per i miglioramenti fatti veramente di autorità ha vinto la finale dei giovani, ecco, classificandosi a 37-1 nel 50 trasporto, facendo anche meglio della Locchi che invece ha fatto la finale assoluta. Esatto, beh, teniamo conto che per la finale assoluta non è facile, Sì, infatti. Però resta questo, Mauro, che se noi guardiamo i primi due per ogni gara, sì, a questo punto, sì, in realtà con la Nigris erano coperti con 5 atleti, non essendoci più la Nigris, sì, la Lais diventa a questo punto una scelta più adatta. È appaiata con la Fabretti al trasporto, è al misto e anche al manichino, appunto, è la seconda, sì. Quindi credo che anche qui non dovremmo attenderci grosse sorprese. Sì, anche considerando che nelle oceaniche non abbiamo, abbiamo poco. Oddio, con questa nazionale siamo comunque coperti nel frangente, perché abbiamo la Nigris e la Fabretti. Ma niente di più, ecco. Non ci aspettiamo molto dal mare, ancora una volta. No, Andrea, io continuo a dirlo che se noi vogliamo crescere al mare bisogna destinare dei posti al mare, ma quindi fare sì che gli atleti sappiano che quei posti sono disponibili e quindi crescano facendo gare in spiaggia e su canoa e tavole, gare che vanno organizzate e vanno effettuate, in maniera tale che il miraggio, ma non è più un miraggio, in modo tale che l'obiettivo di un posto in nazionale di sproni a intraprendere la carriera in queste specialità. Fino a quando il posto nazionale non sarà sicuro, noi non cresceremo mai né sulla spiaggia né in mare. E questo è il motivo per cui specularmente nei maschi, dove le scelte a punti io le avevo già praticamente scritte prima con le mie famose scommesse che tutto il pubblico ha potuto leggere su Corsi a 4, ed erano Pirola, erano Mattei ed erano Barbati, che ha faticato non poco comunque, solo la sua poliedricità. Mattei Emanuele, precisiamo. No, precisiamo, Mattei Emanuele Mattei. Sì, il piccolo Mattei del 2000, certo. Sì. Vincitore tra l'altro di torpedo e di pinne, quindi è entrato da autorità a punti. Mentre la scelta tecnica un po' ha rispecchiato quella delle donne, o meglio, la scelta tecnica che io ho prospettato, poi bisognerà vedere, perché diciamo che Cipriano è un po' l'Allais dei maschi, quindi forte nei due trasporti, misto e trasporto manichino sui 50 metri, mentre ovviamente D'Angelo è la scelta obbligata essendo il vincitore del misto e il secondo a trasporto. Perché Cipriano? Perché secondo me Pirola non potrà fare tutte le gare, già dovrà coprire gli ostacoli, dovrà coprire super, e quindi secondo me un altro trasportatore sarà necessario. Poi vedremo le scelte che faranno. Sì, qui sono veramente curioso. Devo dire che qui sono veramente curioso perché considerando appunto D'Angeli e Carniel, abbiamo praticamente con 5 persone coperte. No, in realtà no, potrebbe rientrare Rinaldi. Potrebbe, perché è il secondo al super. Ma io invece ti prospetto un'altra ipotesi, che è la stessa che è stata fatta negli ultimi anni. Poi vedremo se la cosa si avvererà. E cioè che verrà chiamato l'ostacolista sia negli uomini che nelle donne. Perché rinunciare a Chirico, che è un atleta da 1,57, tra l'altro non digiuno dai trasporti, quindi capace comunque di farti tutte le staffette, anche quella trasporto, oltre a tutte le staffette in mare che prevedono il nuoto, quindi tavola, ocean e staffetta torpedo, oltre al frangente chiaramente, per un nuotatore che fa 1,47 in corta e 3,47-3,48 nei 400 non è sicuramente da buttare via, ecco, considerando che il frangente è un 400 metri.
è lo stesso motivo per cui io ho puntato sulla Rossetti come convocazione per i 200 ostacoli, mancando ovviamente la Nigris, che è l'atleta da 2.7, avendo solo la Pasquino che copre queste gare. Però questa è una mia ipotesi, basata sul fatto che nelle ultime due stagioni precedenti è stato sempre portato l'ostacolista. Beh, abbiamo sviscerato a fondo questo argomento, adesso resta solo da vedere se le nostre previsioni saranno azzeccate o meno. È un po' come gli exit poll, che però in genere non ci prendono mai, però speriamo che non sia... speriamo per i... penso che ogni convocato spererà per lui, quindi previsioni giuste o meno, ognuno spera per sé. Hai delle convocazioni master da fare anche? No, purtroppo non faccio per i master, non c'è nazionale, vanno tutti, ah, vanno tutti quelli che si qualificano, cioè tutti quelli o che si qualificano che vogliono partecipare, quindi possiamo soprassedere sulle convocazioni, ma possiamo però parlare delle competizioni master che si sono svolte. E si è svolto il 9 aprile il Memorial Pino Ricciardi e abbiamo avuto un record di partecipazioni, abbiamo toccato le 60 presenze, che per una manifestazione master di salvamento sono tanti, è un livello davvero, devo dire, un buon livello. Ci sono stati realizzati 35 nuovi record master, e alcuni dei quali assoluti, e mi riferisco a Renato Lucaroni, atleta del Raw Master, che già è un ex agonista di salvamento, viene dal Ronciglione Capranica, quindi la squadra che all'epoca era la squadra di Martina Mariti, Lorenzo Mariti, e ha realizzato due record master assoluti, quindi nel nuoto con ostacoli ha chiuso in 1-1 netto e nel percorso misto in 34-2. Un altro record assoluto è stato fatto in una prova tempo, quindi al di fuori della manifestazione, quindi in un tentativo isolato di record, e lo conosco bene perché realizzò all'epoca il record assoluto nella line throw con me, ed è Dario Furno. Stavolta l'ha realizzato con Biagio Salemme, quindi la squadra del playoff, e hanno chiuso in 13-7, che è appunto il nuovo primato master. E poi una miriade di record per quanto riguarda le categorie più piccole, quelle che abbiamo appunto quelle alle quali abbiamo aperto da poco, quindi baby master, le tue categorie baby master M10, M15 e mini master. Una bella manifestazione, e speriamo che sia altrettanto bella la prossima, che è il Rescue Nazionale Master, che sarà il 20 e 21 maggio ad Ischia, e lo dico per il bando è uscito da poco. Il 20 maggio c'è stata ci sarà la mattina le gare in piscina, il pomeriggio quelle a mare, per poi avere la finale, ricordiamo la finale oceanica, che per gli assoluti non c'è più, per gli agonisti non c'è più, ma per i master c'è ancora questa combinata di nuoto, tavolo e corsa con partenza ad handicap. E il 21 maggio poi ci sarà anche una gara di canoa a parte, quindi non farà parte del Rescue Nazionale Master, ma farà parte comunque del circuito Super Master, quindi sarà il debutto della canoa per i master. La canoa riapparirà una settimana dopo, 28 maggio a Ravenna, ci sarà un altro trofeo oceanico master che si terrà a Ravenna. Curiosamente nella stessa settimana ci saranno i campionati europei master, che quindi dopo un po' di tira e molla dovranno essere in Belgio a settembre insieme agli assoluti, alla fine diventerà una competizione indipendente, accorpata ai campionati master spagnoli. Ci sarà appunto nella settimana tra il 25 e il 28 maggio, e avremo una rappresentanza italiana perché parteciperanno la Sportiva Sturla e i Vigili del Fuoco Grosseto, che hanno tra l'altro partecipato anche al Memorial Pino Ricciardi. Ho dimenticato di dirlo che le squadre partecipanti sono state 5 e ha vinto la SC Romaster. E questo è tutto per quanto riguarda i Master, quindi se non ci sono domande voltiamo pagina e pensiamo al futuro. Mauro. No, direi che non ci sono. Il futuro che questo mese è abbastanza roseo, perché ritornano i trofei, diciamo, che hanno latitato per marzo-aprile fino agli assoluti. Ci siamo lamentati della mancanza di trofei, ma il mese di maggio i trofei ritornano. Diciamo il circuito del Veneto del Friuli riprende con il trofeo di Gorizia,
mentre il Piemonte organizzerà, anche se in Liguria, le gare oceaniche il 20 e a Ischia il 21 di maggio, penso in concomitanza con il trofeo Master, giusto? No, Mauro, Ischia è 27 e 28 maggio, non saranno in concomitanza le due manifestazioni. Ah, ok, quindi il 21 organizza il trofeo oceanico usuale, l'anno scorso... No, il 21 solo i Master, e 27 e 28 c'è il trofeo oceanico di Ischia. Ah, perfetto, avevo capito che invece era il 21 quello da calendario. Sì, c'è stato un po' di tira e molla nei calendari, un po' di incongruenze, però la data è 27 e 28 maggio. Perfetto, e chiaramente l'ultimo trofeo è il Vanessa Torrini, che continua a sopravvivere a fatica, e sarà il 2 giugno. Il Torrini che non so se quest'anno, non ho capito bene, devo andare a leggere i regolamenti, se è ancora un trofeo doppio, quindi sia piscina che mare. Scompare. Guarda, penso di sì, perché per i Master lo è. Il Torrini non l'ho citato perché appunto è un appuntamento di giugno, però è anche un appuntamento Master. Per i Master ci saranno il 2 le gare in piscina e il 3 le gare in mare, e quindi immagino che per gli agonisti sia lo stesso. Però per i Master posso dirti che sicuramente sarà doppio, e penso che non metteranno una giuria solo per i Master, quindi penso che sia proprio un trofeo doppio anche per gli agonisti. E chiaramente poi a giugno avremo i campionati oceanici e il campionato assoluto, ma di questo parleremo magari la prossima puntata, quando con nuovi ospiti, perché sicuramente ci incontreremo prima di questi campionati, di cui parleremo. Sicuramente ci incontreremo prima con i nuovi ospiti, ma vediamo adesso che ospite abbiamo, ma solo dopo la pausa. Ma basta, i costumi sono tutti uguali, sono tutti dello stesso colore. Ma cosa dici? Ma non lo conosci Bon Swimmer? Bon Swimmer chi? Ma dai, Bon Swimmer, il logo con il teschio. Con i costumi di Bon Swimmer non potrai più sentirti dello stesso colore. Nello shop online troverai tantissime fantasie, collezioni sempre nuove e mai banali, una vasta gamma di costumi per donna, uomo e vostri bambini. Bon Swimmer è l'unico marchio 100% italiano. Vai su bonswimmer.it, libera la tua fantasia e shake your bones. Grande finale di Federica Pellegrini, arriva a velocità doppia, medaglia d'oro Italia, una grande frazione di Federica, il record dei campionati, una cosa mostruosa negli ultimi 10 metri. Ultima bracciata, il tuo approfondimento preferito sul mondo del nuoto, ogni terzo martedì del mese su Corsia 4. Bene. Eccoci ripresi dalla pausa e annunciamo l'ospite di questa puntata. Ritorna con noi dopo un anno, e anche l'anno scorso fu dopo i campionati assoluti, il CT della nazionale italiana, Antonello Cano. Ciao Antonello. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato a Dammi, Antonello. Innanzitutto, qual è l'opinione generale su questi assoluti? Comunque le competizioni lì a Milano si sono svolte in un clima molto sereno, dove si sono dati battaglia un po' tutti quanti per cercare di venire dentro sia ai World Games che ai campionati europei, però è stata una battaglia abbastanza leale e tranquilla. Sì, gli esiti, tra l'altro, gli esiti delle gare sono stati spesso incerti, quindi è un po' forse merito del livello che si è alzato molto in questi ultimi due anni. Ma sì, sicuramente il livello è abbastanza alto, ma considera che il livello non è che si sta alzando soltanto esclusivamente qui in Italia, ma il livello è proprio che si sta alzando in tutto il mondo, Sì, questo l'abbiamo notato soprattutto nelle gare a pinne, sia femminili che maschili. Come te lo spieghi? Questi stanno lavorando molto in questa specialità un po' tutti quanti, e poi è chiaro che viene fuori anche il talento delle persone, ma anche la preparazione. Senti Antonello, sì, ciao, sono Mauro. Ciao. Ciao, ascolta. I convocati a punti quest'anno presentano delle novità, in particolare tre nomi ti faccio: Jacopo Musso, Sasha Bartolo e Serena Nibis. Ecco, due parole su questi giovani che si affacciano per la prima volta in nazionale. Allora, Musso parla da solo i suoi risultati. Bartolo se l'è conquistato alla grande, è migliorato moltissimo rispetto all'anno scorso. Situazione invece della Nigris, considerate che questa è un astro nascente, una fortissima, ancora una junior che
poteva anche gareggiare nella Junior, però ce la siamo presa noi alla grande in A. Sarà contento Gianni? No, Gianni non è contento per niente, non è contento per niente, però considera che questa ragazza ha fatto il salto di qualità ed era anche giusto portarla in A proprio per confrontarsi con quelle più grandi, ma sicuramente lei ha le caratteristiche e la capacità di ben figurare. Senti Antonello, le convocazioni naturalmente non sono ancora complete, considerando che oggi è il 27 aprile, quando registriamo allora, questa puntata. Allora ti do un'anteprima, oggi si è concluso la senior sia War Games che Europei, però non te la dico domani. Domani concludiamo anche per la Junior e io penso che già domani sera sul sito ci dovrebbe essere tutto. Bene, quindi quando sentirete questa puntata le convocazioni saranno già uscite, mentre noi oggi vivremo, diciamo, questa suspense ancora per una giornata, quindi domani, giorno 28 aprile, ci saranno le convocazioni al più tardi, dopo domani, chiaramente. Senti, l'ultima domanda da parte mia. Ci saranno molte sorprese. Ah, bene, allora aspetteremo. No, visto che noi ci siamo un po' divertiti a fare dei pronostici, magari li abbiamo sbagliati tutti. Ah, può essere? Fatemi il pronostico vostro. Ok. Allora, noi abbiamo pronosticato magari la Junior la lasciamo stare perché tanto ancora ci sono delle dubbi. Sì. Però la nazionale assoluta degli europei, tanto per farti un esempio, noi, vabbè, chiaramente nelle scelte tecniche, perché le scelte a punti sono già note, esatto, abbiamo messo nelle scelte femminili la Pranzo, la Marzella e la Volpini, nelle scelte tecniche maschili, se non sbaglio, Sanna. Adesso mi sfugge il nome, Quiroddi e Ponziani. Queste le scelte tecniche degli europei, ecco, per esempio. Ripeti i maschi Ponziani, Quiroddi e Sanna. Vabbè. Domani vedete. Bene, il silenzio, comunque sappiate che questa puntata l'ascolterete quando tutti i giochi saranno fatti. Vedremo. Sì, quando loro ascolteranno già sapranno, ma noi non sappiamo niente in questo momento, quindi. Esatto. Sì. Io so già tutto perché è definita oggi. Certo. Già definita oggi, la Junior, ma ancora domani mattina si va a concludere. Senti, come procederà poi la preparazione dei ragazzi fino ai War Games, considerando che ci sono delle manifestazioni in mezzo, sono i provisti collegiali? No, allora, noi facciamo un collegiale tutti quanti insieme, junior e senior, dal 18 al 24 luglio. Poi ancora uno prima di partire per i War Games. E forse ancora uno prima di partire per gli europei. Ok, Fabrizio, so che anche tu hai qualche curiosità. Ma io ero fondamentalmente curioso di sapere appunto se veniva fatto qualcosa per gli junior, ma probabilmente verranno fatti tutti assieme anche con i ragazzi più giovani, quindi sì, i collegiati. Sì, vengono tutti insieme dal 18 al 24 luglio, anche perché preferisco che anche la junior sia con la senior, perché è anche uno stimolo in più per la junior allenarsi insieme a loro. Tra le altre cose anche per una questione di convivenza tra junior e senior. E quindi quando qualcuno deve fare un salto di qualità, già conosce l'ambiente di come va. Sì, come muoversi, cosa fare in quell'altra categoria. E poi dopo niente, facendo invece un salto ancora sui più giovani, due parole sul GP esordienti per la categoria esordienti A, qual è la tua opinione e se verrà ripetuta anche nelle prossime edizioni oppure se è presto ancora definirlo? Presto comunque, i ragazzi sono molti giovani, per la prima volta che si affacciano in questa ribalta internazionale, comunque
vedendo i nomi e i loro risultati, c'è una nazionale abbastanza preparata. E per a proposito delle premiazioni, io avevo una cosa a proposito delle premiazioni, ne discutevo prima con Mauro durante la pausa. Non per i più piccoli non varrebbe la pena fare eventualmente una cosa, diciamo così, più una gara separata per i più giovani? Guarda, c'è stata anche una riunione tecnica, si sta discutendo un po' il tutto per il prossimo anno. Sì, quindi è tutto ancora un lavoro, esatto, in evoluzione. Sì. Lì a Milano è stata fatta una riunione tecnica, si è discusso un po' di tutto, però ancora non abbiamo concluso il tutto. Credo che la prossima competizione si andrà a definire un po' tutto quanto. Ok, beh. Mauro, hai qualcos'altro da chiedere, Andrea? No, direi che possiamo dare la parola ad Andrea per salutare il nostro ospite. Andrea! No, lascialo stare, Andrea, perché cosa dicevi? Dimmi, scusa, perché mi devi lasciare stare? sì, perché sei molto curioso e tu sei pericolosissimo con le domande. No, allora, visto che sono pericoloso, ci fermiamo qui con le domande e bravo, siamo giunti al termine di questa puntata numero 32 di Dammi Notizie sul Salvamento. Ringraziamo Antonello Cano. Un abbraccio a tutti quanti. Sì, ringraziamo Mauro Romanenghi. Grazie a tutti e allora a presto con le nazionali definitive. E Fabrizio Fugliani. In bocca al lupo, allora, arrivederci alla prossima.